Il papà per me è un problema, perché non ce l'ho. Ho un biciopapà che sarebbe mio nonno, ma non devo chiamarlo così perché gli piace fare il giovanotto con le femmine. Gigi più sta e più diventa sospettoso. E te che sta a fare qua? Yeah, si è messo pure il vestito della festa! Ma tu non mi ami più! Ma come facciamo? C'ho tuo figlio, Sergio. La trattoria è di Gigi, casa è di Gigi. Oggi faccio jackpot. Vabbè, accetto pure un socio, forza. Siamo ricchi. Ho vinto 3 milioni. Ti porto io da sta malmessa. Oltre che bandito, questo è un burino pecorato. Sei licenziato. Ti faccio terra bruciata. Compagni, il principe se ne va! E vai, finalmente ci godiamo sti milioni! Tieni, questo ne può servire. Se tu moglie, tieni, questo, Bene. Non avevo vinto niente, Sergio. È uno scherzo. Non abbiamo vinto un cazzo. E allora non gli diciamo niente. Champagne, per favore. Chissà come fanno a fargli credere di essere ricchi. 107 euro, che vi siete mangiati? Quale sarebbe sto problema? Fisco! Fisco! E come delle rapine, per 2 mesi non si tocca il bottino. Hey honey! Ma che dubitate di Sergio, siete matti? Voglio la prova. Ah, vuoi la prova? Una vera casa da VIP. Splendida, Hanno paura del fisco. L'idea di spacciarsi per manutentori è geniale. Ma lei è pazzo. Ma che c'è scamano? Ma che c'è scamano? Di qualcosa, non so, da ereditiera. Qualcuno vuole fare un'orgia? Ma cosa fai? Ma dove vai? Ma basta. L'educazione, basta. Che c'è? Oh, divertiti, ma soprattutto vinci. Sì, mi raccomando, Gibè, mi raccomando, Vi piace Elio Germano? A me molto. E oggi ho per voi 5 curiosità che forse non sapevate. L'attore romano, classe 1980, ha esordito nel cinema all'età di 12 anni come protagonista del film di Castellano e Pipolo C'è rotto papà, del 1993. Inizia a far parlare di lui nel 2007 per la scena di nudo integrale nel film Nessuna qualità agli eroi. Sempre nel 2007 si aggiudica il primo Davide di Donatello come miglior attore protagonista con il film di Daniele Lucchetti, Mio fratello e figlio unico. Elio è un antidivo perché, nonostante il grande successo, è un ragazzo semplice che non ha abbandonato il suo vecchio quartiere, così come l'abitudine di frequentare quartieri popolari di Roma. Nel lontano 1988 un giovanissimo Germano compariva nello spot del Pandoro Bauli e poi in quello di Kinder Bueno nel 1995. Elio è anche amante della musica, dal 97 infatti fa parte di un gruppo elettro-rap chiamato Bestierare. Lo sapevate? Fatemi sapere in che personaggio secondo voi Elio è stato più bravo in assoluto nei commenti sotto. Oggi ho qualche curiosità su Miriam Leone, attrice bellissima che mette d'accordo un po' tutti, perché piace agli uomini ma pure alle donne, perché è professionale e non se la tira, dai. E vi dico che Miriam è di Catania, anno 1985. Sappiamo che ha partecipato a Miss Italia, era stata scartata, poi ripescata e alla fine ottenne la corona della più bella d'Italia nel 2008. Da bambina era il classico topo da biblioteca, pare, e per compiacere il padre professore, che le regalava quasi solo libri, imparò a leggere per forza a 4 anni. Pare che il suo sogno di bambina fosse sposare Piero Angela, perché, come ha dichiarato, sa tutto. E infatti non cerca la bellezza negli uomini e ha detto che ha avuto fidanzati molto brutti. Ha un tatuaggio, un giglio rosso sul fianco sinistro. Il personaggio che avrebbe voluto interpretare è Black Mamba in Kill Bill. E infine il trauma da bambina. Una notte, guardando la TV, si è imbattuta nel cadavere di Laura Palmer ed è rimasta traumatizzata. Ti capisco, Miriam, non solo tu. Ragazzi, sapete tutto su Pier Francesco Favino? Vediamo se siete preparati su questo fantastico attore italiano. Favino è sposato da anni con l'attrice Anna Ferzetti e ha 2 figlie che si chiamano Lea e Greta. È un grande sportivo e per interpretare Gino Bartali nella miniserie del 2006 ha percorso in bici 5.000 km per calarsi meglio nel personaggio. Quando ha deciso che sarebbe diventato attore, lo sapete? A 7 anni, quando passava tutto il tempo a giocare con dei burattini immaginando per loro nuove vite. È inoltre uno dei pochi attori italiani ad aver lavorato a Hollywood più di una volta. In uno dei film in cui ha recitato, World War Z, l'avete visto? Del regista Mark Foster, ha avuto modo di conoscere Brad Pitt e Pierfrancesco ha detto che nonostante Brad sia una persona molto alla mano e piacevole, è ovviamente difficile pensare di diventare amico di una star così impegnata e così attenta alla sua privacy. Allora, vi piace Pierfrancesco? Ditemi uno dei suoi film che preferite. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche perché presto torno con nuove curiosità. Ciao da Valeria.